Inside Out, film Disney Pixar vincitore del premio Oscar, è uno dei più iconici del suo decennio, però, tuttora, mi riempite di domande. Per esempio, perché non spediscono semplicemente quelle palle nei tubi? Perché tristezza deve toccare ogni cosa a caso? Perché le emozioni degli adulti non hanno personalità? Bene, ho deciso di spiegarvi tutto, proprio tutto. Allora, per fare questo film, si sono basati su dei veri studi di psicologia, psichiatria, pedagogia, eccetera. E infatti, in psicologia, esiste una grossa differenza fra emozione e sentimento. Dunque, Riley è una bambina, e come ogni bimba, ha 5 emozioni. I sentimenti sono infiniti e complicati, come odio, ansia, nostalgia, disagio, trepidazione, amore, ma le emozioni sono solo 5. Ok? Cioè, per qualche studioso 6, ma facciamo 5 come nel film. Gioia, paura, rabbia, disgusto e tristezza. Soprattutto tristezza. La tristezza per Riley è inutile. Una pallosa forma di disperazione random che appare quando subisci un'ingiustizia o quando semplicemente sei giù. Per questo Riley, senza ragionare troppo, ha sempre pensato che nella vita si debba essere sempre felici. E la sua indole è questa. Così lo è il suo carattere. Per questo gioia è a capo di tutto. Ora, cerchiamo di spiegarvi che cosa sono le emozioni. Le emozioni sono sempre istintive e istantanee. Anche gli animali le hanno, ci permettono di sopravvivere. Le emozioni ci permettono di compiere azioni quando non possiamo ragionare. C'è una tigre, non hai il tempo di ragionare, devi scappare. La paura scarica adrenalina nel tuo cuore e ti permette di correre più veloce. Un'altra utilità delle emozioni è la memoria. Le nostre azioni, quando sono legate a emozioni, ci portano a memorizzare informazioni, ovvero le sfere colorate. Insomma, pensateci, è più facile ricordare una giornata o un momento di forte emozione piuttosto che un momento noioso a caso. Ad ogni ricordo corrisponde un'emozione, gli altri non vengono registrati. E di tutti i ricordi di una giornata, pochi resistono al tempo. Il nostro cervello ha bisogno di spazio, come un computer che se ha troppi file processa più lentamente. Per questo i nostri ricordi vengono tenuti in un archivio, dove a volte sono facili da trovare, altre volte finiscono nei cassetti della memoria, altri ancora, man mano che invecchiano, diventano opachi e grigi, senza emozioni, finché non vengono dimenticati. Poi ci sono i ricordi base. Sono quei ricordi che ci colpiscono nel profondo, che delimitano i nostri interessi e personalità. Un ricordo base dato dalla felicità può diventare la tua passione, come Loki, oppure può svilupparsi in un punto di riferimento, come la famiglia. Un ricordo base di paura o rabbia diventa un trauma, di quelli che ci terrorizzano la notte. E per cui andiamo dallo psicologo. C'è un motivo se la maggior parte delle persone ha solo ricordi base felici, altrimenti c'è da impazzire. Ora, la trama del film parla di questa bambina, Riley, che è tutta felice di trasferirsi in una nuova città, San Francisco. Quando Riley si trasferisce, però, scopre che la nuova casa non le piace, che preferiva la sua vecchia vita, a cui non tornerà mai, e non riesce ad accettarlo. E per questo cerca a tutti i costi di stare meglio. Alla fine, Inside Out rappresenta, in modo grafico, tutto ciò che sta succedendo nella testa di Riley, dal punto di vista un po' più psicologico. Ovviamente è semplificato. Ora, quando in un film devi rappresentare una cosa del genere, devi seguire alcune regole che arrivano dai miti e dalle fiabe. Infatti, le 5 emozioni sono personaggi, ma non sono persone. Anche se sono 5 voci diverse, sono tutte quante Riley, come se fossero 5 personalità di Riley. Capite anche voi che certe domande non hanno senso. Per esempio, non puoi chiedermi perché non escono dalla sua testa? Perché non sono esserini intrappolati lì dentro, sono emozioni che fanno parte di lei. Si tratta di personaggi simbolici, non individui veri e propri. Lo so che molti di voi non ci hanno pensato, ma percepite perfettamente la differenza, senza saperlo, succede anche ai bambini. Abituandovi a guardare i film, vi abituate al linguaggio del film. C'è montaggio, c'è una colonna sonora, ma finché non ci pensate, non vi accorgerete di nulla. Come il fatto che nei cartoni la notte non è buia, ma è blu. O come i personaggi, che a volte non respirano. O appunto che siano personaggi come quelli di Inside Out, cioè personaggi simbolici. Prendete La Bella Addormentata, così capite che cos'è una simbologia. Il re ha una nuova figlia, appena nata. Fa una festa e invita tutti, tranne Malefica. Malefica arriva infuriata e se la prende con la bambina. Perché Malefica non uccide Aurora sul momento? Perché maledirla fra 16 anni? E perché il re non l'ha invitata? Cioè, tu hai una pazza psicopatica con poteri magici e non la inviti?
Nel mondo reale non ha senso, ma noi non siamo nel mondo reale, siamo in un racconto. Questo non significa che non ci siano regole, solo che le regole sono diverse. E infatti i personaggi della Bella Addormentata rappresentano cose. I doni delle fate madrine sono i doni che i genitori danno ai propri figli, un po' col DNA e un po' crescendoli. Malefica non è una fata cattiva a caso perché è cattiva perché sì. Malefica rappresenta tutte le cose brutte da cui i genitori vorrebbero difendere la loro figlia Aurora. Malefica è i difetti, le imperfezioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua ignoranza. Qual è la prima cosa che i genitori fanno verso i figli? Li proteggono. I genitori non invitano Malefica perché non vogliono che la loro figlia abbia difetti o dispiaceri nella vita. Il problema è che nella vita non puoi essere protetto dal male e quindi Malefica, il male, si presenta lo stesso. Hai educato tua figlia al meglio? Ottimo! Allora sarà bella, intelligente, abile, educata, ma a 16 anni muore, ok? Quella fiaba vuole insegnare ai genitori come comportarsi, accettare che il figlio non crescerà mai come loro vorrebbero. Non puoi chiudere tua figlia sotto una campana di vetro. Ecco, Inside Out fa la stessa cosa, cioè non richiudere una figlia, intendo dire, per esempio, tristezza a un certo punto inizia a toccare cose e a far danni. Non succede perché è stupida, non è impazzita all'improvviso, è che lei rappresenta la tristezza. E la tristezza si comporta così. Quanti di voi in adolescenza sono stati demoralizzati all'improvviso e senza motivo? Questo film vuole solo raccontare questo passaggio da un punto di vista tutto nuovo. Riley sta crescendo, sta per iniziare la pubertà. E maturare significa essere colpiti all'improvviso dalla disillusione. Perché le emozioni si comportano così? Che ci perdono se Riley non prova emozioni? Nulla! Semplicemente è il loro compito. Il compito di tristezza nella pubertà è rompere le palle, senza motivo, prendere vecchi ricordi e renderli tristi. Se prima Riley pensava al passato ed era felice, ora pensare al passato è orribile. Un bel ricordo diventa un ricordo nostalgico, un passato brutto. Per questo i ricordi felici diventano tristi, ma non succede mai il contrario. Ma lei non vuole stare male. Nessuno vuole. Così Riley cerca di relegare la tristezza, soffoca ciò che prova davvero. Ma più trattieni quello che provi, più esplode. E così arriva un ricordo base blu, che porterà di certo ad altra sofferenza e a un'isola della personalità di Riley basata su un ricordo triste. Gioia non può permetterlo, perché Riley non vuole essere triste. Gioia non vuole che Riley sia triste. L'unica soluzione è fermare tutti i ricordi. Riley non vuole più ricordare cose che la feriscono, non vuole più soffrire. Ma se impedisce alla tristezza di esistere, lo impedisce anche alla gioia. Per questo tutte e due vengono risucchiate via e allontanate dal quartiere. C'è chi mi ha chiesto per quale motivo gioia, se deve rappresentare la gioia, può essere anche preoccupata, spaventata, arrabbiata. Insomma, se gioia è gioia, non può provare altro. Ecco, succede perché parlare di gioia, paura, rabbia, disgusto e tristezza è una semplificazione. In realtà le emozioni sono molto più complesse. La gioia può essere triste, la rabbia essere felice o la paura provare disgusto. Si tratta di una cosa che si scopre solo diventando adulti. Infatti, quando entriamo nella mente dei genitori, possiamo notare che, primo, le emozioni collaborano. Non sono in contrasto fra loro, perché sono più a tutto tondo e raramente prendono il controllo individualmente. Per questo una mente adulta è più stabile e razionale. Secondo, a capo delle emozioni non c'è gioia, ma tristezza per la madre, rabbia per il padre, disgusto per la commessa della pizzeria, paura per la ragazza col ciuffo blu. Il trascorso di ogni persona è diverso, il carattere di ogni persona è diverso, e da questo dipende l'emozione a capo. Passiamo ad altre domande. Perché le isole iniziano a crollare? Perché si basano su ricordi base che però, ora, per Riley non contano più niente. E non, lei non ci vuole pensare, perché si basano su un'emozione che non riesce più a provare. Poi, perché i ricordi felici possono diventare tristi, ma quelli tristi non diventano felici? Perché non dipende da ciò che pensi, ma da ciò che fai. Le tue emozioni non dipendono solo da ciò che decidi di provare. Anzi, quando Gioia decide di abbandonare tristezza, Gioia finisce nel dirupo. Lei non può tornare da sola. Se non c'è gioia, non c'è tristezza. Vuoi dirmi che non ha senso? Non deve avere senso, la vita non ha senso, le emozioni non hanno senso. Sappiamo come funzionino, ma non sempre sappiamo il perché. La mente è troppo complicata, è troppo misteriosa, la stanno ancora studiando.
Ma comunque, sappiamo tutti che un ricordo felice può diventare triste quando perdi ciò a cui tenevi. Ma non può tornare subito felice solo perché lo vuoi. La vita in cui Riley ha vissuto quei ricordi felici non esiste più. È ovvio che diventino ricordi tristi. Infatti, Rabbia, per risolvere il problema, decide di tornare in Minnesota. Non deve cambiare la testa di Riley, ma il mondo fuori. Atteggiamento molto immaturo in questo caso. La maturità di Gioia arriva quando piange. Gioia piange. Diventa un personaggio più complesso e realizza che uno dei momenti più felici della vita di Riley è dovuto alla sua tristezza. Essere tristi potrà essere brutto, assolutamente, ma è un mezzo. Come tutte le emozioni, è un mezzo per ottenere qualcos'altro. Ora, anche tutte le peripezie rappresentano il ragionamento di Riley, per esempio quando le emozioni affrontano il pensiero astratto, quella specie di inceneritore. Riley affronta la solitudine e ragiona su questo argomento durante l'intervallo. Ora, ragionare sulle emozioni significa astrarle, capire da dove arrivano e razionalizzarle. Ma semplificare le cose e arrivare all'osso è necessario, ma può anche fare danni. Rischi di perdere emotività. Ogni edificio nella testa di Riley rappresenta qualcosa. Il castello delle principesse, per esempio, è l'immaginazione di Riley. Però viene abbattuto, perché si tratta di una fase finita per lei. E Riley, al suo posto, ha una nuova area dedicata al fidanzato immaginario. Riley sta cambiando, Riley sta crescendo. E non è che lei sia entrata in crisi perché si è trasferita, è solo la goccia che fa traboccare il vaso. Il problema di Riley è che tutto cambia, e tutto sembra cambiare in peggio. Ed è questo cambiamento che, in un modo scherzoso ma preciso, viene rappresentato dalla testa di Riley. Una testa guidata da disgusto per la nuova vita, paura per il futuro e soprattutto rabbia. Rabbia per non avere scelta, rabbia per i genitori. E senza riuscire a piangere. Perché questo significa stare male. Non riuscire a piangere. Perché non c'è tristezza. Per questo solo tristezza può aiutarla. Perché Riley, di fatto, è infelice e ha solo bisogno di sfogarsi. Allora, la depressione spesso viene descritta come una malattia dove si è sempre tristi. Non è vero. La depressione è molto più complicata. Non è tristezza, è apatia, perdita di piacere, assenza di gioia e di tristezza. Allora, Inside Out non è che sia un libro di psicologia e psichiatria, no, non può sostituire uno studio, ma il film è ben studiato. Per esempio, il colore dei personaggi e le loro forme si basano sulla nostra percezione emotiva. Il giallo è un colore che ci trasmette calore dinamico, gioia. Il suo vestito svolazza ricordandoci la primavera, e la forma tonda la rende simpatica. Ma al tempo stesso ha un peso leggero che la rende positiva e dinamica. Tristezza, al contrario, è vestita come in una calda notte invernale davanti al camino, con occhiali e collo alto che la rendono statica, lenta, un corpo più grasso che la rende più affettuosa per il pubblico, oltre al colore blu che la rende subito associabile a qualcosa di triste. Poi c'è paura, viola e dalle forme fini insicure, come con un papillon e il maglione che lo rendono simile a un impiegato, finendo per farlo sembrare efficiente anche se timoroso. E disgusto è verde, come i broccoli o le verdure, ma è vestita con eleganza, come le ragazze più in, mentre rabbia è rossa come il livore ed è vestito come un vecchio brontolone di 50 anni, con una forma quadrata che lo rende affidabile, ma un corpo basso e tarchiato che lo rende simpatico, come Brontolo, Yosemite Sam o il nonno col giornale. Ogni battuta del film è stata studiata, come quando Bing Bong dice che fatti e opinioni vengano confusi e, beh, infatti a volte sono molto simili, anzi è un errore molto comune. Il pensiero è il ragionamento che parte da varie stazioni, come le fabbriche di idee o di immaginazione, i ricordi, le esperienze e le isole delle personalità. Per questo è un treno, perché fa varie stazioni. Riley perde gioia e tristezza quando si rifiuta di stare male per i ricordi che un tempo erano belli e ora invece sono nostalgici. Rifiutarsi di stare male rende quei ricordi meno importanti e per questo vengono archiviati come ogni altro ricordo e per questo portano via tristezza e gioia, tutto è collegato. In un'altra scena Riley prova a rinunciare alla paura e cerca di farla andare via, ma non ci riesce. Questo perché la paura, e per qualche motivo che gli psicologi stanno ancora studiando, non può andare via. Si suppone perché gioia e tristezza sono meno indispensabili per la sopravvivenza. Vedete, allora. Vedete, in natura
Paura, disgusto e rabbia servono nella caccia per mangiare, cacciare e non farsi prendere. Gioia e tristezza, invece, possono essere assopite perché sono meno urgenti, anche se sono fondamentali per la salute mentale. Ecco, perché non si può togliere invece l'idea di rabbia alla lampadina? Allora, le idee possono essere date o da un ragionamento, se compiute da tutte e cinque le emozioni, o da un impulso. L'impulso è quel momento in cui le azioni di un'emozione impongono una scelta. Non è mai senza soluzione, puoi cambiare idea quando affronti la realtà o quando entra in campo la tristezza. La tristezza rilascia ormoni che ammorbidiscono le altre emozioni. Una persona triste è distratta e non prova poi così tanto disgusto per certi cibi, non ha tanta paura sulle montagne russe. La tristezza è l'unica emozione che può placare la rabbia. La paura e il disgusto invece aumentano la vostra rabbia. Ma rispondiamo ancora a qualche domanda che mi avete fatto. Che cos'è l'inceneritore? Si tratta del pensiero astratto. Come avevo detto, Riley cercava di ragionare sulla solitudine. Allora, la solitudine è un semplice sto male perché sono sola. Ragionare significa farsi domande per capire. Capire perché stare sola ti fa male, perché non sei felice di stare da sola con te stessa. Perché non ti piaci. E perché non ti piaci e non ti basti? Perché non sei come vorresti. Perché non sei come vorresti? Perché vedi negli altri qualità che non hai e vorresti avere quelle qualità per poter star bene da sola. Ma noi siamo animali sociali. Puoi ragionare per ore e la conclusione non è detto che esista. Si chiama frammentazione oggettiva. Ovvero dividere un'informazione in informazioni più piccole, sillogismi più veloci. In arte è un'associazione di forme più semplici, come succede nel film. Poi c'è quella non oggettiva, come Picasso, dove interpreti le forme frammentate e ciò che possono rappresentare. Poi c'è la destrutturazione, dove dividi le forme in singole parti, forme, colori, ovvero il minimo indispensabile della realtà, sotto la terza dimensione, fino alla totale scomparsa dell'esistenza di una certa idea, il nichilismo, il punto in cui dice che la solitudine non è proprio reale. Perché alcune emozioni sono maschi e altre femmine? Beh, non si sa. Non si sa. Può essere un riferimento alla gioventù prima della pubertà. Infatti tutti abbiamo componenti fortemente sia maschili che femminili nell'infanzia. Ma in realtà anche nell'età adulta. Oppure potrebbe essere un indizio che lei sia transessuale o che non sia cisgender. Sta di fatto che non si sa. Non si sa il perché. Mancano indizi. Mancano indizi su questo. Può essere anche solo una scelta di character design legata alle emozioni dello spettatore come il resto del loro aspetto. Insomma, dopotutto nel mondo reale le emozioni non ce l'hanno un sesso, quindi perché hanno un sesso non si sa. Poi, perché le emozioni non si sono mai mescolate prima nei ricordi? Perché nell'infanzia non succede. I bambini sviluppano questa capacità solo verso i 10-11 anni. Prima provano emozioni altrettanto intense, ma meno complesse. Un bambino può provare nostalgia, ma in genere solo un bel ricordo, non è ancora dolce e amaro. Per questo state tutti male nell'adolescenza, perché la maggior parte delle emozioni che provate sono più complicate di prima, a costo di essere impossibili, e scoprite i sentimenti, e sorpresa delle sorprese, la maggior parte dei sentimenti non è composto da felicità. Se i ricordi di base si perdono, che succede? Succede che le isole della personalità crollano. Gioia sperava si ricostruissero portando i ricordi base al loro posto, ma non è così. Servono nuovi ricordi per nuove isole. Sì, perché i ricordi base sono sostituibili. E per questo una cosa per noi fondamentale può anche perdere importanza. Poi, Riley ha dimenticato Bing Bong, come mai ha ricordi di lui? Che succede? Allora, Riley sta dimenticando Bing Bong. Per questo si dimentica di farlo apparire nel mondo reale, non ne ha più bisogno. Ha dei ricordi di lui, ma è quel genere di informazione che hai ma non ti viene mai in mente. Come quando ricordi che esiste la spazzatura, ma non ricordavi che dovevi portarla fuori alle 3 in punto. Stessa cosa, Riley ricorda Bing Bong, si ricorda che esiste, solo che non ci pensa più. Quando Bing Bong smette di esistere e viene cancellato, i ricordi di Bing Bong non vengono cancellati, semplicemente lui non esiste più. Quello che sta succedendo è che Riley non crede più in lui. E anche se prova a crederci, non ci riesce, sta crescendo, non fa più parte di lei. Quando Bing Bong muore, Riley sta rinunciando per sempre alla sua infanzia.
E perché Riley rinuncia a lui? Beh, perché non aveva più bisogno, non era più sola. Ma ora che torna sola è troppo grande e Bing Bong non ha più potere. Che sarebbe successo se gioia e tristezza fossero state cancellate? Beh, nel peggiore dei casi, demenza senile. Perché Gioia non è empatica e si fa sempre i fatti suoi e non capisce che gli altri soffrono, eccetera? Ma perché la felicità non lo è egoista! Possiamo contagiare gli altri con la nostra gioia, ma è tutto ciò che possiamo fare. La tristezza ha l'empatia, è il suo ruolo, è fatta per questo. Se Gioia non può essere empatica, perché lo diventa? Non ho detto che non può, ho detto che non lo è. Le emozioni degli adulti collaborano e sono molto simili fra loro, ed è quello che succederà a Gioia. Le emozioni di Riley, crescendo, impareranno a sentire cose nuove, sentimenti che non dovrebbero. Felicità diventerà empatica, anche se resterà una specialità di tristezza. In conclusione, il problema di molti con Inside Out è che pensano alle 5 emozioni come persone, ma invece sono rappresentazioni, sono emozioni. Tutte e 5 compongono un solo personaggio, che è Riley, ma non come Osmosis Jones, dove all'interno di un corpo c'è una società, ma in un modo più semplice. Parliamo di tante personalità di Riley, 5 parti di Riley, circondate da un mondo che non è parte di Riley, ma è Riley. Perché è questo che siamo. Siamo quei ricordi, siamo anche quelli cancellati, siamo quel dirupo, quel treno, quei tubi, ogni personaggio che appare. Riley è ognuno di loro. E tutto cambia, si trasforma. E non sempre ha senso. Questo film fa moltissimo. Questo film crescerà una generazione di bambini coscienti di se stessi e del fatto che esistono 5 emozioni, migliaia di sentimenti, tanti dei quali non hanno neanche un nome. Il mondo inside e il mondo out sono parte di un solo mondo, interagiscono, e ogni cosa che accade in uno risponde nell'altro. Questo film ha cercato di raccontare una bella storia, spiegando tutti i passaggi psicologici che la compongono. Non è una cosa da nulla, anzi, è molto. È tutto quello che speravamo dalla Pixar. Se avete altre domande, fatele pure nei commenti, cercherò di rispondere il più possibile. Non vi preoccupate se è passato un anno dall'uscita di questo video, potete comunque fare una domanda, a meno che qualcuno non l'abbia già fatta nei commenti, controllate. In ogni caso, vedete, sembra complicato spiegare Inside Out, e la genialità di Inside Out è proprio il fatto che l'abbia reso grafico in modo che non fosse necessario che arrivasse un cretino su YouTube a spiegarvelo. Beh, comunque qualcuno non ci è arrivato, e ovvio, riconosco che Inside Out abbia ovviamente quella e i suoi difetti. Potevano rappresentare meglio certi passaggi, potevano renderli più chiari. Ma cavolo, il lavoro che hanno fatto è già tantissimo. Oltre a tutto quanto la solita qualità di animazione Pixar, di recitazione, di colonne sonore, è magnifico. Davvero. Voi che cosa pensate di Inside Out? Vi è piaciuto? O magari siete quelle quattro persone che non l'hanno ancora visto e che guardano comunque questo video e non ho capito il perché?